Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo 19° e ultimo episodio della carriera allenatore su FIFA 17 con il nostro Brescia. Questo sarà l'ultimo episodio con il Brescia, ve lo ricordo, e giocheremo per la prima partita col Milan. Sarà anche un episodio XL, visto che comunque ci saranno, spero, tre premiazioni. Se no, se va male, oh, ce ne saranno solo una o due. Minimo una c'è, dai. Vi faccio già vedere la formazione con cui giocheremo. Esceraui la punta davanti a tutti perché Zeturbo non ha recuperato. Oggi ci saranno quindi le partite con Milan, Sassuolo e Manchester City. Poi vi farò vedere l'info rosa naturalmente con tutti i giocatori che sono cresciuti, le varie valutazioni e robe simili. Infine andrò verso la fine di giugno tra gli incarichi e guarderò quali ci sono. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo stadio Margo Monti di Brescia, vi si affronteranno Brescia Milan per questa ultima giornata del campionato di Serie A Team, in cui il Brescia si è già laureato campione e in cui, beh, la giochiamo solo e unicamente per vedere la premiazione. Ah, comunque volevo dirvi che non so se domani o altri giorni, non dipende quando riesco, uscirà un video nuovo, forse tutto dipende dal tempo e dalla voglia e dall'ingegno che ho. E niente, vi ho spoilerato questa piccola cosa, basta. Ah, in questa partita cercherò anche di mettere meno highlights possibili perché naturalmente l'hype è per la Champions e per la Coppa Italia, non per vinciamo col Milan, oddio. Santon sulla fascia mette il cross, vediamo se arriva, non arriva. Però attenzione, c'è Locatelli al limite, va da Fazzi, che calcio col destro! Oddio, che gol! Bravo Fazzi, 1-0, golasso. Mi aspettavo una marcatura di qualcun altro, però vabbè, non mi interessa. Agnor ha saltato tutti, poi da lì la mette per Castagnos, 1-1. Wow. Non ho difeso niente qua, ve lo giuro. Non so neanche perché, cioè è stato un momento di default cerebrale. Erroraccio di De Sciglio, Locatelli! Oh! Oh! È tornato con la botta da fuori il Loca, gol dell'ex. Finisce qua il primo tempo, stiamo vincendo 2-1 i gol di Fazzi e di Locatelli. Non ci interessano gli altri risultati, ci interessa solo finire la partita. Vai Soriano che abbiamo fatto la bella azione. Dall'Esherawi che calcia! Zoetri spinge in angolo. Soriano trova Santoro. Santoro corre, manda Zeturbo. Zeturbo va a giro e segna il gol del 3-1. Molto bene, è entrato e ha fatto gol. Santoro è entrato e ha fatto l'assist. Ora Emerson la tocca di prima. Zeturbo posizione regolare. E finisce qua 3-1 contro il Milan. Ma questo non è importante. La cosa importante è che abbiamo vinto per la seconda volta il campionato di Serie A Team. E in 4 anni di Serie A vincerlo due volte con contendenti come Juve, Roma e tutte le altre è fenomenale. Però vabbè dai, vi lascio un po' di musichetta, il solito inno del Brescia degli anni 80 in sottofondo, con tutti che esultano, tutti che ridono, festeggiano in vista della finale di Coppa Italia. Alza il cielo, capitano! Volevo dirlo un'altra volta. Vabbè, dai, basta. Abbiamo alzato la coppa, basta. Se no, è troppo tempo che buttiamo via dopo. Finalmente è tornato un giocatore offensivo, cioè Mariani. E andremo a giocare contro il Sassuolo la finale di Coppa Italia con Zeturbo che avrà la fascia da capitano al braccio. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo stadio Olimpico di Roma, dove si affronteranno Sassuolo e Brescia per questa finale di Coppa Italia. È la prima finale che giochiamo in 5 anni sulla panchina del Brescia e sono orgoglioso di essere arrivato a questo traguardo. Vedremo se riusciremo a vincerlo o no, se perdiamo questa, il tripletto è già sfumato. Però io confido nei miei ragazzi, so che potranno dare il loro meglio. Benassi lì vicino per Zeturbo che era molto arretrato. Ancora Zeturbo, serve lì vicino Vieira che la imbuca Barella. Barella! No! Prima occasione per il Brescia. Barella spedisce a lato da pochi metri. Ora Zeturbo, Esherawi si appoggia a Benassi.
Poi Vieira. Attenzione a Vieira, prova a spingere. Poi manda Santoro, che la difende. Aspetta, di nuovo Vieira, che si inserisce bene. Vieira! La tira addosso consigli, di nuovo Vieira, tre volte. Murato. Barella trova Vieira, che prova a girarsi in aria. Vieira! 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 Un super gol di Vieira, che non è mai stato un finalizzatore, però ultimamente ha deciso che lo deve diventare e decide di aprire le marcature. In finale di Coppa Italia, Ronaldo Vieira, 1-0 col Sassuolo. Ora Barella cerca in profondità Sharawi, che taglia fuori Jampong. Ancora Sharawi riesce a scattare, si ferma su Musavu King, difende palla, poi la gira al limite. Barella che calcia fuori di poco di nuovo. Berardi in percussione, serve Bruno Gomes. Bruno Gomes la riserva a Berardi, anzi sul secondo palo a Casri che se l'è divorato. Ora Barella 1-2 con Vieira, che è migliorato tantissimo tecnicamente. Poi Barella colpisce Zetrubo, la palla è di nuovo per Zetrubo che calcia da lì perché era in fuorigioco. No, no raga, no, è uno scherzo. È un fottuto scherzo. Mi hanno fatto un intervento killer su Barella, neanche fallo. Ora Benassi manda Santoro, posizionato male dell'orco, prova a recuperare. Santoro però va da Zeturbo, che aspetta, la dà di nuovo Santoro, che incrocia col destro, traversa. Ora dell'orco, ancora dell'orco sulla fascia. Dell'orco la mette in mezzo, scuffet col pugno. Poi l'errore di Santoro, Sensi. Sensi si gira, attenzione al tiro di Sensi, alto. Ora Emiliano salta tutti, Emiliano ancora. Emiliano la gioca larga, Casri che trova dentro Bruno Gomes, scuffetta alla prima parata della gara. Ora ancora l'attacco del Sassuolo con Berardi, che la gioca in mezzo a Bruno Gomes che si gira a palo e poi Brianzo alla spazza. Assalto finale del Sassuolo, ancora Berardi, scuffetta di nuovo che deve fare una gran parata. Continua ad attaccare il Sassuolo con Berardi, Berardi salta Santon, Berardi la gioca in mezzo a Bruno Gomes e questa volta trova il gol del pareggio il Sassuolo. 1-1 che non ci sta perché hanno giocato 5 minuti, il recupero non finiva più e siamo stati penalizzati da un recupero infinito e da Scuffet che si è fatto perforare sul suo palo. Adesso giustamente fischi, giusto perché abbiamo battuto il calcio d'inizio. Comunque ha finito il primo tempo, siamo 1-1, immeritato visto il dominio e la supremazia che abbiamo apportato nell'area del Sassuolo. Comunque andremo a giocare il secondo tempo con tutta calma e quei bastardi ci hanno rotto Barella, lo vendicheremo. Ora Berardi di nuovo in percussione, sempre più infermabile. Berardi, Berardi, Berardi la mette, Scuffet! 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 Gliel'ha data sul piede. Siamo sotto 2-1 col Sassuolo dopo aver dominato un tempo. Bello. Attenzione ad Acosta che prende palla su Vieira. È ispiratissimo oggi Vieira. Manda Zeturbo. Posizione interessante di Zeturbo. 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 Una forma smagliante. 2-2. Gran palla di Vieira. Man of the match fino adesso. Però la freddezza di Zeturbo è invidiabile. Acosta chiuso da Fuentes. Poi Vieira. Attenzione a Vieira. Salta un altro uomo. Vieira in percussione. Chiuso da Jampong, attenzione a Benassi, manda largo Santoro, Santoro, ancora Santoro, la gioca di là, a Zeturbo! La rimonta del Brescia, in 2 minuti, Vieira a recuperare palloni, Vieira fenomenale, Santoro, bravo ad aspettare, e Zeturbo non può sbagliare, 3-2 che finale! Ora Santoro, il lancio in profondità per Zeturbo, la posizione forse è regolare, Zeturbo, Zeturbo, no, se l'è divorato! Soriano va dalla loca, il loca per Santon che vede dall'altra parte Sharawi e Sharawi è saltata. Ora Soriano lancia Mariani, non pensavo non ci fosse nessuno. Mariani lancia che in mezzo a Soriano, Consigli respinge, poi Sharawi la rimette a Santoro, traversa di nuovo, poi Consigli sulla linea, Locatelli la gioca, Mariani, Consigli rientra, poi manda Soriano, Soriano di là per Sharawi, oddio, e finisce qua. Il Brescia vince in Coppa Italia, vince la Coppa Italia alla prima finale giocata. Batte il Sassuolo in rimonta dopo essere stato rimontato. Zeturbo e Vieira ci hanno trascinato in questa partita.
Non pensavo l'avremmo sofferta così, se devo essere sincero, ma questa era una Coppa Italia che dovevamo vincere, eravamo predestinati a vincere. Tutte le big se ne erano uscite verso la fine. Infatti in semifinale c'era solo il Milan, la Fiorentina la considero mezza big, non del tutto, con tutto il rispetto per loro. Però possiamo festeggiare il secondo trofeo di giornata. E sono orgoglioso di questo traguardo, di nuovo, dei nostri ragazzi fenomenali. Io li adoro. Purtroppo Zeturbo non alza la coppa, la alza Soriano, perché la fascia è andata a lui dopo che ho tolto Zeturbo per farlo riposare. Comunque, alza dal cielo, capitano! E niente, anche questa volta può bastare. Abbiamo aperto il culo a Sassuolo, Ed ecco qua l'ufficialità. Sassuolo-Brescia 2-3. Il Brescia è campione d'Italia del tutto, cioè completamente. Barella si è beccato distorsione alla caviglia e salta il City. Vaffanculo. Raga, io gioco con questa formazione che è la titolare. Sono tutti morti a parte Mariani, che vabbè, non ha giocato. E ho dovuto mettere Schelotto al posto di Santon, che non ce la faceva davvero. Quindi facciamo del nostro meglio per battere il City. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze all'Allianz Arena, dove si affronteranno Brescia e Manchester City per questa finale di Champions League. Il Brescia è alla seconda partecipazione di tutta la sua storia. L'anno scorso è arrivato in semifinale, ha perso con lo United, quest'anno li hanno battuti e hanno evitato il derby di Manchester in finale di Champions. Quindi, il City ha evitato una specie di derby italiano in finale di Champions, quindi vabbè, dai, andiamo a giocare, c'è Iheanacho che è un fenomeno, speriamo che non lo faccia contro di noi. Facciamo del nostro meglio e andiamo. Santoro e Soriano scambiano molto bene, poi Soriano manda Vieira, Vieira, attenzione, Vieira, no, Rulli ha respinto. Iheanacho batte subito per Zinchenko che la mette. Fuentes, che cazzo fai? De Bruyne, puttana Eva. Ah! Ho detto a Fuentes di spazzarla quella cazzo di palla, perché non l'ha fatto. Ora Soriano manda Zeturbo in profondità, la palla forse è un po' lunga, Zeturbo ci arriva, Zeturbo Rulli in angolo. Ora Mariani la mette bella tesa sul secondo palo, dove c'è Benassi di testa e Rulli blocca. Ora Iheanacho ha saltato Fuentes, Iheanacho ancora, Iheanacho la mette, Romagnoli si rischia l'autogol. Davvero? Ma siamo seri? Ma vaffanculo! Puttana troia, che culo di merda! Figli di puttana! Finisce qua il primo tempo, siamo sotto 2-0 col City, sarà impossibile rimontare quella Champions, non la vinceremo mai, nonostante loro due tiri, due gol a culo di merda. Noi tre tiri, Rulli le prende tutte. Ugnal appena entrato, non ci credo, sei serio? La palla gli è arrivata in bocca! Guarda come l'ha messa giù! Ma sei serio? Cioè, ma davvero? La palla gli arriva a cazzo di cane nonostante gli tiro le cinghiate sui denti? Benassi, vabbè, ma Gundogan è il difensore della Madonna! Oh, ma siete seri? La volete buttar via sta palla di figa, puttana? Mariani recupera, Soriano lancia Santoro. Figa, non ce la fai già più. Santoro, prova a rientrare, Santoro, tira Santoro, ma sei serio, puttana troia, cagna, si è rotto pure Fazzi, Cristo di... vabbè, loro si abbassano col cazzo, la passano loro, noi manco se siamo soli riusciamo a fare due passaggi. Attenzione a Santoro, mandamelo, gliel'hai data bene, dai Zeturbo la puoi aprire. Oh, hai fatto un gol in Champions, bravo, cazzo, ci abbiamo messo 77 minuti a far gol, bello. Mariani salta Otamendi per una volta, pallone per Zeturbo, Zeturbo la gira Luca! Che tiro di merda! Vabbè raga, però la palla era fuori di un metro nel fallo laterale, l'arbitro non fischia. Ora Locatelli mi manda Fuentes, dov'è Zeturbo? È finita, vaffanculo, tifosi del City di merda, figli di puttana, non hanno meritato un cazzo. Però loro sono il Manchester City, noi non possiamo fare il triplete, abbiamo fatto il doble, quello scarso e basta. Primo torneo 10 milioni, fuori 4, tutti che si distorgono la caviglia, Cristo Dio, Comunque ragazzi, non è stata una stagione fallimentare, nonostante
abbiamo perso la Champions malamente. Diciamo che sono abbastanza soddisfatto di come ce la siamo gestita qua a Brescia. Fazio è tornato dall'infortunio, vabbè, stanno tornando un po' tutti. Non ci dicono ancora con chi giochiamo il mondiale, ma questa stagione non finirà adesso, finirà con il mondiale, però nel frattempo faremo il calciomercato con la nuova squadra. Quindi io adesso vi faccio vedere gli incarichi e voi tra le squadre che vi dirò mi direte in quale volete che io vada. Ci sono Villarreal, Siviglia, Valencia, Real Madrid, Barcellona, Atletico. Vabbè, io lotterei per andare al Valencia perché è comunque una squadra che simpatizzo, però potremmo andare a squadre come Barcellona e Real Madrid per fare campionati della Madonna. Chiedo a Barcellona, a Real Madrid, a tutte le squadre, se si può, spagnole. Aspetteremo la risposta nel prossimo episodio però. Voi intanto mi direte in quale squadra devo andare. No, ragazzi, si poteva fare solo per il Barcellona, quindi ho fatto la domanda di incarico per il Barcellona. Se tutto va bene andremo lì. Ditemi se voi va bene, se no se volete che io vada a Real Madrid o altre squadre, farò in tutti i modi il possibile per andare in una delle altre squadre. Comunque erano Atletico, Villarreal, Barcellona, Valencia e Real Madrid, quelle. Cominciamo, ve lo faccio vedere velocemente come al solito e noi ci vedremo, saluteremo tutti i nostri giocatori. Ragazzi, li avete visti tutti e io sono davvero orgoglioso, felice di quello che ha fatto la nostra squadra. Sono state 5 stagioni bellissime, però adesso dovremo lasciare per andare in una squadra più titolata, più importante, che ci dia più possibilità di calciomercato, di avere dei fenomeni. Comunque ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, vi ricordo la stagione non finisce qua perché ci sarà l'Italia nel prossimo episodio insieme al calciomercato e a voi che mi direte in che squadra devo andare. Vi ripeto, ho fatto la richiesta per il Barcellona perché pensavo si potesse fare per tutti, ma invece non si può. Quindi solo Barcellona si accettano, andrei là io, però decidete assolutamente voi. Quindi spero che questo video, queste 5 stagioni, vi siano piaciute. Vi invito a lasciare un piace, commentare, iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!